Forse, e dico forse, ci siamo. Sii tranquillo, anche se non riparte la chat funziona. Se qualcuno scrive un messaggio in chat, parte anche senza la live accesa. È per quello che stavo provando prima di farlo partire. Okay. Con i miei messaggi non funzionano, i tuoi sì, a quanto pare. O meglio, si è riattivata con il tuo messaggio. Vabbè. Speriamo funzioni ancora. Cioè, continui a funzionare, vabbè. Andiamo avanti. Intanto mi fermare la musica. La musica che però era buona. Buon San Valentino a tutti quanti, eh. Felice festa dell'amore. Allora, dicevamo. Sì. Serve una sweet rossa. Una tuta rossa. Ok. È veramente incantevole qui. Hai visto, Raimon? Ci sono anche delle prugne. È buono il succo di prugne. Io pure. Chi non è fermentato? Oh, che questa festa è quella. Godi di posto. Respira la natura. Madonna che sta. Qua giù, se respiro, ce n'è morto. Perché si lanciavano le cose? Padrando forse. Ok. Benino. Nuovo livello bonus sbloccato. E poi, se non sbaglio, per sbloccare i livelli bonus non serviva nemmeno tanta roba, cioè. Potevi tranquillamente farlo anche senza completare roba al 100%. Bentornati comunque a chi è tornato. Scusate, mi ferma. Ah, oddio. Minchia, questo mi ricordo. Da bambino era il mio incubo, questo era fighissimo, ma era anche il mio incubo. Ora basta che con questi travestimenti. Bisognava sparare in prima persona e comandare il razzo. Era una cosa facilissima, ovviamente, però io da bambino ero negato a fare sta roba. Finalmente! Sei divertito? Possiamo andare? Lobox, troppo rompi coglione. Sei il migliore! Ora andiamo. Sto aprendo la porta, Globo, non smettila. Finalmente! Vai troppo presto, eh! Punteggi su punteggi. Il possessa lui. Oh, oh, eccolo, mamma mia, quanto è figo. Quanto è figo lui. Forza della galassia. Che c'è lì?
bottiglia! Una bottiglia! Così non va! Ah, questo si avvicina lentamente, quindi. Olè, ce l'ho fatta, dai! Cazzo! Vabbè. Oddio. Ah! Poi non mi ricordo cosa succede quando muori in sto gioco, perché comunque non era così difficile, eh? Cioè, nel senso, morire non era così frequente. Alla tecnologia! Tranne contro alcune cose. Non c'è che dire! Lui... Ma che serve? Oddio, ma mica posso distruggere tipo le porte con questo? Non penso. Però non sarebbe così stupido. Niente, ci ho provato. Boing. No. Brutto segno. Cos'è? Ah, guardalo. Brutto segno, Globo. Oh, la glottide che mi va su e giù. Ma che cazzo. Ok. No. Vabbè. Ui. Ah, ehi, dai, ma non sapevo che avessi un fratello gemello. Vabbè. Tanto è andato. Aia. Va. Via, mannaggia. Faccio colpire così tante volte. Ma dai. Spara proprio tu. Dov'è? Dove è andato? Sconfitto? Non penso. Oh, è sparito. Pudrum sparito completamente. Cancellato. Oh, sei una persona su Twitter che scrive un'idea leggermente controversa. Dio santo. Chi si va? Cazzo! Ma non rimbalza questo, che tristezza. Ragazzi, chi di voi usa Twitter? Spero nessuno, onestamente, perché non vi auguro di utilizzarlo, cioè mai, cioè non l'ho mai usato io, però conosco abbastanza da sapere che va evitato. Allora, è lì dietro mi sa. Ma tra l'altro, ma io ho bisogno di un po' di roba rossa, ma non ce n'è roba rossa. Mi sono perso qualcosa. Strada. Aspetta però. Se voglio fare un po' un minimo di completismo, voglio provare a farlo più che altro, che non ci ho mai provato, quindi vediamo un po'. A meno che non ci sia tipo una roba che... Ah no, è vero che poi si può tornare, no? Però aspettiamo un po'. Ah!
vicino da tutti dei calci, che sono molto, molto forti, perché a quanto pare non li possono fare. Possono fare dei colpi, dei proiettili, cioè dei pugni da lontano, ma non dei calci da vicino. Bravissimi. No, aspetta, ma questa non è la fine del livello. No. No. Ah no? E vai, abbiamo finito. Ah, yeah. Mi sa che lui ci darà il rosso. Ora, la scatola dei guanti. Ormai di nuovo l'animazione. Non è la prima volta che lo otteniamo, eh. Come vuoi. Ma poi devo andare a controllare la scatola dei guanti. Cosa vuol dire? Boh. Ah, però un po' troppo lontano, mio Dio. Come cazzo ci arrivo? Devo andare a controllare la scatola dei guanti. Allora, proviamo anzitutto ad aprire la porta di sopra, poi vediamo. Ah, ok. Ma come? Ma quanti ce n'è? Ma quindi quelli lì non indicano quelli che sono nel livello. Ah, bene. Non indica quelli che ci sono nel livello, indica altri. E senz'altro. Quindi immagino che serve a... Ah, serve anche... Per un altro, ok, va bene. È interessante questa... Questa caccia ai... Centrini, va bene. Andare a fare i centrini. Provando una torta. No, aspetta, no, ecco. Sapevo. Impazzito globo, vabbè. Ci siamo persi qualcosa. Non importa. Non ho idea di... Di quello che bisognasse fare, onestamente, per... Vabbè, forse essere molto veloce, mi sembra un po' troppo esagerato, cioè. Però c'è anche un piano superiore, boh, vabbè. Rayman, laggiù! È lo studio del guaritore! Ci siamo! Mi fai ridere! Nasone! Ma poi Nasone è Globox? No, penso parlasse con me, però vabbè. Se non sbaglio, prima, tipo, Marti l'aveva chiamato Nasone Globox, ma non ce l'ha il naso, cioè... Da malapena, vabbè. Urlo. Cosa fai? Ma l'hai svegliato. Maledetto bastardo. Ok. Devo andare a tirare la catena. Devo andare a tirare la catena, va bene. Una cosa proprio super generica. Non... Ah, oddio, no, mi sa che è arrivato quel momento, sapete? È giunto. Sì, è giunto. Oi oi. Finalmente è giunto il momento. Ah, basta! E cosa ti aspetta? È arrivato quel momento. Siete pronti, ragazzi? Questa roba è bellissima. La prima boss fight. Eccoci qua. La ostia di questa roba è oro. No, bastardo. Vabbè, bisogna allontanarlo dalla piattaforma centrale, perché altrimenti ti schiaccia il potenziamento e non puoi attaccarlo. No, ma come? Come è successo? Vabbè. Ma che brava da bambino a fare sta roba. No. Ecco. Via, no.
Tempesta fortissima. No, dai, ma cazzo. Dai, ma un po' di invincibili di French, no, eh? Ma... Che ti pesta anche quando non sta camminando. Quella è la cosa che mi uccide, diciamo. Preso. Vai. Oh, dai. Attenzione. Nemici sulle piattaforme. Cattivissima. No. Merda. Sai che non ce la faremo. Niente, ma non facciamo in tempo. Va bene così, va bene così. Aia, aia. dai, basta. Quante volte mi devi schiacciare al secondo? Ok. Sei finito, merda. Ragazzi, cioè, è incredibile. Bene, siamo collegati con l'arena di Chiaragogna, dove Rayman si appresta a saltare in conto con Yuglum. Che cazzo, ma poi da dove è apparsa la telecronaca, cioè. Vabbè, questo era il primo boss. Straordinario, ragazzi. L'ultima cosa di male. Dai, ma l'hai visto? No, infatti, non veramente un po'. Fatti un po' a cazzo di cane, se ti dico. Te la sei fatta addosso! Che schifo! Easy, easy, non c'era nemmeno, non c'era un cazzo da raccogliere qui, ci credo che abbiamo fatto al 100% il livello. Cosa c'è ora? Ah, vabbè, chiaro. Ah, oddio, stiamo per arrivare, a parte che adesso c'è, oddio, c'è un altro, c'era un altro livello sotto effetto di acidi. No. Fare queste cose. Aia, come ho fatto così? Presto, Rayman! Devo andare a farmi curare!
Ma allora, cosa c'era in questo livello? Come 12%? C'era qualcosa di super nascosto qui, mi sa. Vabbè, non ne ho idea. Oddio, queste cose, queste cazze. Ah, pina pina, fettiamo che sappiamo che vi. Permette? Oh, capisco. Anghiotito un lume nero. Dovremo ricorrere a misure drastiche. Mm-hmm. Attenzione, è una, è due, è tre. Ma perché? È resistente. Timo che il suo problema sia più grave del previsto. Fite, il lume nero si è rifugiato nella fistola attraversando il rene sulla costola fluttuante. Dovrà consultare uno specialista del ventre. Ne conosco uno molto bravo che fife nella lambda dei morti lifidi. E ora la lasio. È necessario che fate pure la lasio. La saluto a Auf Wiedersehen. Va bene. Non me lo ricordavo, tra l'altro, con la cadenza tedesca. Eccoci qua. Siamo tornati. Era mancato? Prima perché stavo guardando un attimo in basso e pensavo, vabbè, sì, me ne sono accorto che l'ho chiuso tu. Quanto cazzo è alta la scolazione di questa roba? Cioè, no, che non è vero. Quanto è... Quanto è alto il contrasto, ecco, di questa roba. C'è uno schermo gigantesco, ancora peggio. Vabbè. Possibile questa roba qui, scusami, eh. L'audio è tutto ok? Cioè, perché... Non vorrei che fosse troppo alto, eh. Dovrebbe essere ok in teoria. No. Ripeto il messaggio. Ah, qui. Ah, ah. Bisogna essere concentratissimi a fare sta roba, cioè ragazzi. No joke, ecco.
bro, big bro. Bra. Impossibile contenere l'epicità di questa cosa. Ok, nice. Almeno sono facili da fare al 100% questi. Sai che il mio moderatore non c'è. Vabbè, dai. Di guardone è una vergogna. Non l'ho fatto apposta. Non ne voglio sapere. Andate a fare le vostre porcherie altro. Oh ragazzi, la palude. La palude. Il livello dell'inferno, si può dire. Cioè questo livello è assurdo, è stato assurdo. Un altro piccolo trauma del me bambino. Questo livello, guardate che cazzo, è bellissimo, cioè. Ma poi, guarda lì, cioè. Questa in realtà non è nulla di che, solo che per il me bambino fu una cosa assurda. Per una roba in particolare la tappa assurda. Adesso la vedremo tra pochissimo, perché io ricordavo fosse più avanti, ma in realtà non è molto avanti. Ed ecco qui l'ultima tuta. La tuta gialla, che ci permetterà di effettivamente volare come un elicottero. Solo per pochissimo tempo, cioè una cosa tremendamente piccola. È impossibile quasi prendere le robe. Sì, aiuto la telecamera. Nei piragni, ovviamente, nella palude. Nice. Ah, che bello. Mi sono buttato in acqua apposta per farvi vedere i piragni. Ok. No, non ancora. Aspettiamo ancora un po' per andare lì. Che saremo gettati molto presto in un'altra boss fight. Ebbene sì, ebbene sì. Non una facile, almeno da bambino non fu facile. Ora vabbè, non è così difficile. Mi fa un segno di vita quando c'è. Allora. Let's go. Riecco quel pervertito. Allora che lo sai? Hai paura delle donne? Prova questo. Questa cosa. Di vederla ora è facile, ma vi giuro che sì, bambino. Roba di tu sì che sai cosa vuoi. Ok, cosa bisogna fare in questa boss fight, in poche parole? Bisogna allora, innanzitutto evitare ovviamente di venire presi quando comincia a correre, ma poi bisogna quando lei salta per lanciare. Attenzione. Quando lei salta per aria. Per.
per lanciare quella bozza, appunto, lanciare qualcosa noi di contro, in modo tale che lei prenda esattamente questa roba qui e diventi una rana. Solo se diventiamo una rana anche noi è un problema. Ecco, perfetto. Oh, mio bel principe azzurro, fatti baciare. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok. No. Quando è che non vedi una donna? No, aiuto. Ma poi mi ricordavo che una certa la musica era un po' più agitata. Però mi ricorderò mai. Oh no. Di qua tesoro. Ah. No, la megera. Dentro la pentola. Oddio, che cazzo. Ora che sono la tua merce, scommetto che da vigliacco approfitterai di me, no? No, che schifo. Tutto rispetto, ma no, non ho intenzione. A posto. Per qualche motivo entriamo in un portale magico all'interno dello specchio. Non si sa come, non si sa perché, ma entriamo dentro e andiamo al prossimo livello. Oddio, è tutto così il gioco, cioè è sempre inspiegabile in buona parte. Uy. Oddio. Guardate che belli che sono a casa. Oh mio Dio, loro. È vero, ci sono quelli con i cazzi lì. No, ho mancato una gabbia alla foresta di Chiarafoglia, vabbè. Pazienza, la pozza di fango. Ah, ok. Poi è bellissimo perché vuoi ammazzare questi tizi e ti si spaccano i denti. Credo. Se non ero era tesi. Ah no, ok, no, forse non era questo il gioco. No, qual è il gioco? Suka no completely. Vabbè. Mezz'ora che ti chiedo cose riguardo l'audio. Adesso te ne esci con un suco. Impossibile. Ah, ok. Oh. Ma tanto il completismo era impossibile. Oh, aspetta, qui c'è una. Una di quelle robe lì. Un Mukutu di come si chiama lui. Bellina, saluto. Ciao ragazzi. Come state?
grazie a questo magico potere dei vortici possiamo fare questo. Già. Buttare i loro trampoli e affogheranno, madonna. Guardalo, poveraggio. Era un partito su cosa, no? L'ho avviato mentre aspettavo che partisse di nuovo. Vabbè, ci sta. Devo andare a raccontare una storiella, poi cosa dite? Boh, non si è capito. No. Non ti vedi i voli che passano qui attorno. Manco ci fosse un aeroporto. Vabbè, posso fare un aeroporto. No! No! Aia! Guarda, oddio. I tesori segreti. Soccorso! Devo andare a ripulire i miei zoccoli! Che? Pulire gli zoccoli, vabbè, una cosa abbastanza normale. No, aspetta, i zoccoli. No, aspetta, ma non è un cavallo. Come devo andare a ripulire i zoccoli? Vabbè. Riguardo l'audio del gioco è altissima, la tua voce è impossibile da sentire. E me lo dici ora? Ma scusami! Ma scusami, me lo dici ora? Proviamo ad abbassare da qui. Sì, almeno. Ok. Ora credo che sia già giusto, sia già molto meglio. Che l'ho abbassato sensibilmente. Perché l'audio del gioco di base è molto alto, quindi... Vabbè, spero si sia sentito allora quello che ho detto finora. Ora molto molto meglio, a posto. Anche qui livello completato, 100%? No, cazzo. 79, ma... Capite? Piccole sezioni come questa contano tantissimo. Per... Cioè, bisogna farle più velocemente possibile, concatenando le robe. Proprio un dito nel culo, questa roba qui. Un dito nel culo, vero. Sentiva, ma tipo dovevi concentrarti sulla tua voce, cosa che non ho fatto perché ero su COD. Beh... Cosa cazzo sono quelle cose? Non l'ho mai capito, sinceramente. Cioè, non... E quindi mi è risalita la domanda di nuovo. Cioè, cosa sono quelle robe? No, ma sono... Aspetta. Niente, c'è tutto il... Ma che schifo, sono dei... Come dicono, non è stato prima di tutto. Sì, no, è giusto. Ok. Madonna, però, la telecamera. Puoi girarti? Oh, Preferisco di gran lunga uno, comunque, che almeno dice le cose così come stanno. Posso dire. Uno che... inventa scuse. L'ho avuto su YouTube moderatori così, quindi assolutamente apprezzo l'onestà. Deve fare, vabbè. Per me tutti i rapporti si devono basare sull'onestà, tutti. Ma molti non la pensano così. O meglio, molti la penserebbero così, ma poi applicano tutto in modo diverso. No, no, ma no. Ho ucciso un povero uomo che stava prendendo il suo lavoro di trasporto merci. Belline che sono le paludi. Poi tra l'altro questo è uno dei ricordi che livelli... Uno dei ricordi che livelli meno, uno dei livelli che ricordo meno, ecco. Mamma mia. Ho messo male.
Ok. Ah. Ah. Aia, aia. E ammazziamo un povero Cristo che dormiva. Calpestiamolo. Come vorrei che Majima facesse con me. Sì, ma no, Majima, scusate, Makima. Sento quella di Chainsaw Man. No, Majima, no, adesso no. Beh, tutto ok, grande, però no. Se è calpestato da lui, magari no. Questo no, 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 non voglio. Oddio, una bomba. Ok. Aia, muovi. Ben un sacco di danni. Ecco, lui annega. Ti ficca il cotone nel caso di essere patente, esattamente. È un po' brutto. Ma è brutto perché mi rinfaccerebbe la verità, non per... Oh, sì! Bello! Ve lo giuro, non me lo ricordavo che parlasse così tanto un Karem. No, ma... No, ma c'era tutta la roba di là, vabbè. Data così. Non pensavo fosse quella la fine del livello. Pensavo fosse... Boh, un robo per prendere i... Come si chiamano? I teens. Teensy. Che dir si voglia. Gli sbregoli. Allora. Ehi... I tiratori scelti, mi dicono. In realtà mirare bene mirano bene. Diciamo che i proiettili arrivano dopo un quarto d'ora. Quello è il problema. Cazzo, gli minuscoli in 3D sono terrificanti. Quali? No, ma ci sono delle cose tremende in sto gioco. Ma quali? Cazzo, minuscoli. No! Non devo cadere nell'acqua. Quelli da raccogliere. Ok, i loom, dici? Questi? Oh, attenzione. Loom rossi, gli altri. Oddio, cosa c'è? Le gemme ci sono di altro, non c'è nient'altro. Raccogli. Quelli speciali. Ah, le lattine? Perché? O intendi le gemme? Non lo so. O le lattine o le gemme? Quelli che iniziano per T. Cosa vuol dire? Non mi aiuti così. Quelli che iniziano per T. Ah, ho capito, aspetta. Intendi. Ma intendi quindi collezionabili? Aspetta, andiamoli qui. Le tribelle, ma non ci sono sempre. Ci sono le Matuvo e tribelle. Prendi quelli. Quelli sotto. No, i cazzettini. E... Ah, i teens. Ah, i teens, ho capito. Quelli lì con il lancio gigante. Ah, ok. Sì, sì, giusto. Oh, vabbè, poveracci. No. Sì, loro. C'è di peggio, c'è di peggio. Sono delle creature veramente terrificanti in questo gioco. Non ci arriveremo oggi, purtroppo, perché non facciamo in tempo, ma... Forse potremmo anche arrivare a vederli, eh. Aia, dai, però. Quando che finisce la loro danza del cazzo. Dai! No, no, no. Oh, yeah. Abu da, abu da. Oddio. Oddio, quello.
completamente barricato dietro la cosa. Ah, ok, posso. Andata così. Ehi, no. Vabbè. Facendo cose tremende. Fortissimo lui. Ma dai. Guarda questo tracking imbarazzante. Oh, dai, ole. No. Ok. No. Tracking tremendo. Tranquillo che adesso arrivo. Bastardo, con i trampoli. No, cadi merda. Cadi merda. Cosa spara? Ah no, lo so io cosa sparo. Ok. Un problema molto strano nell'audio. Oh, eccoci. Stiamo per arrivare in un luogo molto speciale, nonché nella nostra prossima boss fight. La palude è tutta così. Comunque è un livello molto corto ma pieno di roba. Finito il gioco? No, no, è la madonna, di già. Dura un po' di più di così. Però siamo già a buon punto, in realtà. Sfortunato e imprudente! Eccolo. E piove entrare in casa mia! Andiamo ad accoglierlo come si deve! Eccolo. Bellissimo. Razorback. Non sbaglio, dovrebbe chiamarsi. Non era. No, forse Razorback era... Non mi ricordo. No, forse Razorback era il tipo il main villain di Rayman 2. Non mi ricordo. Guarda qui, gli schiavi incatenati. Mi ha appena liberato. Eccolo qua. Che figa. Oddio, oddio. Le robe acuminate. Beh, quanto sta correndo, madonna. Liberiamo altri schiavi. Oh, ancora qui. Insomma, funziona tutta così la boss fight, come potete vedere. Nulla di complesso. Non mi ricordo se lui ha Razorback oppure no, onestamente. Più velocemente correrai, più velocemente morirai. Ahia. E niente. Impossibile nascondersi dietro questa storia. Ok. Ho fatto malissimo. Cazzo, non spara proiettili di marshmallow lentissimi, sì. Io ecco, per esempio, della fine del gioco mi ricordo pochissimo, perché appunto poche volte finivo, cioè ho finito il gioco credo solo una o due volte alla fine, perché lo rigiocavo spesso ma lo finivo poco, quindi... È bello che è andato dall'altra parte, però comunque, vabbè. Stanza di comando qui. No, madonna, che proiettili sono? Sono degli arpioni, ma cos'è? Sono... Eh sì, sono degli arpioni per davvero, praticamente. Un fucile spara arpioni. È bello. Allora. Appunto che non gli facciamo un cazzo di danno, questo non è divertente.
è qui. Diversi fucili. Vabbè, però fino a prova contraria siamo noi ad essere entrati in casa a lui, eh. Effettivamente noi non abbiamo fatto nulla di... non ha fatto nulla di male. Quindi... mi sfuggirai! Che porco. Aia. Sulla scalinata? Famissimo. Merda, muori. Aspettate che prendo un po' la vita. Sto qua. Oddio. My shoulder. Poi sono la mia schiena in teoria, quindi my back. No, la mia... no, oddio, in realtà è più una cosa di spalla. Guarda che spara come un lurido. Guarda, siamo vicini a un Teens a quanto pare, perché ho sentito il suo soccorso. Mi dovremmo essere vicini a uno di loro. Oddio, aspetta, credo di qua siamo già passati. Sì, sono abbastanza di sicuro di sì. Sì, ok, questa... ah, ok, ok, ho capito dove siamo. Non mi sono mai io saputo orientare in questa casa, quindi... soccorso! Soccorso! Mi sa che è molto vicino. Dov'è? Dove sarà? Che bellezza, mamma mia. Ma davvero, giochi con questa atmosfera se ne trovano sempre meno. Io lo so che sembro molto boomeroso, in questo modo, anche perché... beh sì, sembro molto boomeroso nel dire questa cosa, però... beh, che atmosfera assurda che c'è a sto gioco. Ah, eccolo! Però, ovviamente, non si disdegnano i giochi di oggi, che si ricordano un po' quelli vecchi, ma quindi si può fare easy, cioè basta tornare indietro lui. Vabbè. Cazzo lo prendo quello lì? Me ne sono accorto che sei lì, però. Mi sembra un po' eccessivo stare qui dietro. Cua. Che cazzo ti prendo? Madonna, poi la telecamera. Che deve evitare le pareti a tutti i costi, come quell'impostazione di Dark Souls, aspetta. Come quell'impostazione di Dark Souls che... vabbè. Vai a fare le ciambelle, cosa mi dai? Ah, ok, grazie. La porre di lama in realtà lo incontreremo più in là, di sopra. Oddio. Ok. Ah. Ok, nice. No, no. Male che... meno... meno male che Silvio c'è, come si vuol dire, no? Ah. No, ho mancato. Ok, mi sa che il giro è finito, eh. Sì, 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 infatti il giro è finito. Bisogna soltanto continuare a inseguirlo per gli stessi luoghi adesso. Quanto è andato? Tu sarai perfetto nel mio salone, una volta intagliato. Ok. Dai, vieni qui, vieni. No. Vabbè, lo facciamo tornare via. Non ho voglia di inseguirlo per davvero, quindi lo faremo tornare. No? Non torna? Aspetta. Faccio tornare io. Ah, ah. Va bene, vabbè, a me va bene così, eh. Ho ritriggerato la stanza dalla quale sono appena uscito, va bene.
Vabbè, funziona così la boss, perché, giustamente. Ok, è andato. Niente, nessuno mi fermerà. Vabbè, contentissimo di aver appena maltrattato un povero tizio che era in casa sua, che giustamente si stava dando i cazzi suoi, però vabbè. Qui tra l'altro gli Hoodlum stavano sparando, quindi non è che lui è un tizio, diciamo, capito, cattivo, no? Cioè è un normalissimo abitante di una casa assurda in una palude. E noi li stiamo disturbando tutto quanto. Vabbè, Rayman, un villain palese. Ah vabbè, effettivamente aveva le schiave. È vero, è vero, aveva le schiave, giustamente. Non ci avevo pensato. Sì, sì, sì. Ok. Beh, siamo pronti. Dai, è 100%. Credo non l'ho mai fatto al 100% questo qui. Credo. Dai. È il momento della seconda fase. Pensavate ce ne fosse solo una di fase? Ebbene no. Che seconda fase? No, allora, questo è il primo boss che effettivamente può rompere il cazzo. Ecco, appunto. È il primo boss che può effettivamente rompere il cazzo, eh. Ce ne sono ben 5. No, no. Addirittura adesso 5 fasi non ce n'è. Un po' troppo. Olè. Yeah. Quanto cazzo resistente, madonna. Mezz'ora. No, 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 ok. Ok. No, dai però. No, non farlo. Ti sei fatto male. Basta. Dai però, sta palla demolitrice. Oddio, cos'è quella mano? Chi è che mi aiuta? Ecco, palla di cannone Bill. Va bene. Qualunque cosa tu voglia dire. Cazzo, che palla di cannone. Impossibile da prevedere la sua traiettoria. No. Let's go. No. Prendi questo, Non riesce più a raggiungermi, che è successo? No. Ci sono cascato di nuovo. Ah, ho scattato un baby. Bevo, eh? Level up al neon. Ancora qui, signor. No, ma dai. Non avevo nemmeno preso il power up. Già me l'hai tolto. Dove vai? Aia. Meglio di Buffalo Bill. Ecco, palma di cannone Bill. Va bene. Ancora questa grandissima battuta di altissimo livello. Mio scendiletto. Ho sbagliato. No, no. Ma mi date un potenziamento, così almeno posso accelerare le cose. Ah, ah. Ok. Come ti compiamo? Tu che hai avuto la sfortuna di diventare la preda di Razzoff? Che sono io, Razzoff, ecco. Non è Razzorback, mi sa che Razzorback è davvero... No! Ok. La creatura oscura mi ha ricordato di te. Vabbè, piuttosto mi prendo danno. Dai! Oh! Finalmente.
Fanculo. Spaventata a morte, madonna. Beh, immagino cosa ci sia là sotto, cioè. Poi adesso ho capito perché giustamente quella cosa ci aiuta, probabilmente perché sa che stiamo sconfiggendo, stiamo appunto rompendo i coglioni a colui che probabilmente l'ha rinchiuso qua sotto. Se ci pensate, una narrativa silenziosa impressionante, eh. Olè. Ah, basta così? Beh, e si ferma, vabbè. Ok. 65% hanno fatto cagare, perché sono stato colpito 1000 volte, quindi ho perso un sacco di punteggi. Attenzione. È bassissimo la delle cazze. Ora. Oh, oh. Eccoli. Ecco il mio stallone, finalmente fra le tue braccia. Eccomi alla tua mercè. Oh, sì, lasciami di catene di cuoio. Prendimi nella tua cella e mettimi delle sbarre dappertutto. Ricordo sempre che questo è un gioco per bambini, eh? Rayman, come si fa ad andare dal guaritore? Forse ho un'idea. Questo è un gioco per bambini, ok? Questo è un gioco per bambini. Ve lo giuro. Ve lo giuro. Io non me lo ricordavo quel dialogo, eh? Siamo arrivati nella landa. Cioè, non me lo ricordavo fosse proprio così, eh? Oddio, la landa dei morti lividi. Se fosse spaventosa e piena di fantasmi. Invece no. Che gioco. Oh, aiuto. Oh, aiuto. Che gioco. È vero, qui c'erano i tizi che facevano. Oh, aiuto. Allora, non mi ricordo quanto manca, onestamente, per arrivare alla fine di... No, la terra dei morti lividi era un'altra roba, sì. Abbiamo colto tutte le gabbie, nice. Allora, io, prima di concludere, vorrei... Arcade cos'è? Ah sì, ecco, qui ci sono i minigiochi vari, che alcuni sono una rottura di coglione incredibile. Filmati. Lì, odi. Begoniax e raso, vabbè. Extra. Come galleria di immagini di Rayman Origins? Com'è possibile? Ma come? Com'è possibile? Ma non è un po' presto? Per avere una galleria di immagini di Rayman Origins Rayman 3? No. Ok. Forse la versione HD è stata rilasciata dopo, quindi non ho messo quella di come bonus. Possibilissimo. Voglio vedere un po' i livelli arcade, perché ce ne sono alcuni carucci in realtà, da vedere. Sì, tanto easy, basta tornare alla partita principale poi. Ecco qua. Ecco com'è che si moriva in sto gioco. Cioè, madonna, è inquietantissima la morte comunque. Oltre Rayman si ricorda la sua infanzia, quando tutto era in due dimensioni. Ah, ok. Bello. Morte è la cosa più macabra dell'esistenza, mamma mia. No, non c'è di nulla. Ah. La nuvola. Ma perché la nuvola è cattivissima? Guardala che faccia ha la nuvola. No, oddio. La trappola è incredibile. Oddio. Io mi ricordo che non ho mai finito questi livelli. Oddio, forse alcuni di questi livelli 2D li ho finiti, ma fatte... Cioè, di livelli 2D. Di livelli arcade li ho finiti, ma... Non erano il massimo, eh. Del divertimento che in generale... Proprio... Erano difficili poi anche alle volte. Come potete vedere questo, cioè ti colpisco una volta sei morto. Ecco appunto. Benissimo. Ma posso tirare i colpi da lontano oppure no? Mi sa di no.
posso rotolare, però. Vabbè, non serve a nulla, però. Ah sì, oddio, posso tirare da una certa distanza. Forse. Oddio, no. Che cazzo ce n'erano? Ma scusami. C'erano 1700, ce n'erano. Sai che più veloce vai, cioè più lento vai, è peggio, eh. Però in teoria devi raccogliere le gemme per andare avanti. Cioè per finire il livello. E come potete vedere la barra rossa è il tempo. So che è poco chiaro, però la barra rossa è il tempo. La barra gialla si esaurisce man mano che raccoglie le gemme. Quindi... Ok. Vabbè, credo sia fatta apposta comunque per essere un po' più impegnativo, questo livello. Oh. No, una trappola terribile. Si fa mica morire con un colpo, è un po' troppo, comunque. Voglio vedere se riesco a finire. No, no, ok. Poi ti inganna il fatto che quelli che appaiono lì sono tipo i nemici più stupidi del gioco da eliminare, eppure qui sono fortissimi, ecco appunto. Beh, basta, mi sono rotto il coglione. Arcade, vediamo un po'. Racket Jump, cos'è? Cos'è Racket Jump? Poi Racket, nemmeno Rock. Ah, oddio, è vero, questo bellissimo. Bellissimo, oddio. Pere giocare. Ragazzi, pere giocare. Oh mio Dio, la domenica gli hoodlum si annoiano, allora inventano dei giochi stupidi. Madonna, madonna. Guarda qui, altro che Yakuza, questi sono minigiochi. Niente, ha segnato lui, vaffanculo. Fortissimo, scusami. La lancia lentissime, scusa, come faccio a... Niente, fortissimo. Il mio avversario, ragazzi. Ma non perde mai, scusami. Non perde mai, ragazzi. Ah, ma io posso ma vaffanculo, io posso muovermi anche in avanti. Ma sono stupido allora. Dio santo, è fortissimo. Vabbè. Dai, dai, ce la devo fare. Ah, dai, ma quanto cazzo sei forte? Almeno un round lo voglio... Almeno un round lo voglio vincere, basta. Mi sono deciso. Andrò via da qui finché almeno un round non sarà vinto. No. Ah, ok. Ah, no. Okay. Anche se è andata fuori, comunque conta come sua. Vabbè, che sfiga, però. Ah, sì, ma ho capito, ma è fortissimo. Ma perché? Ma era lì. Ma scusami. Thank you.
Infatti, ma lui sa parare perfettamente tutto. Ma perché? Cioè, come faccio a sconfiggerlo? Guardalo! Potentissimo! Ma qua... ma come cazzo faccio? Vabbè. Cioè, l'ho parata, ma non l'ho respinta, a quanto pare. Ok. Ma è impossibile! Come cazzo? Ragazzi, giuro, Non si può fare, Ah, ho vinto io, per una volta. Ho vinto una roba. Dai, Vabbè. Velocissima. Andata così. Va bene. Crush. Che cos'è Crush? Ah, Crush, credo di sapere qual è. Ah no? Cos'è? Ah, devo... No. Dagon ha lanciato una stregoneria sulla caverna di Razzoth. Allora essa è invasa dai rospi. Vabbè, no. Grazie, ma no. E poi vabbè, Razzoth Circus, credo di sapere qual è. Di ricordarmelo più o meno bene. Ossia, praticamente siamo nei panni di Razzoth e dobbiamo sparare alle cose. Sì, oddio, ma... no, ma in prima persona, non me lo ricordavo. Per giocare, sempre. Razzoth non è diventato un grande tiratore da un giorno all'altro. Si deve allenare giorno e notte. Il trucco sta nel colpire solo i bersagli giusti. Cioè, però lo voglio provare. Pensavo fosse peggio. Ho sbagliato. Ma le Udrum vanno bene come bersagli da colpire. No, reload. Come si reload? Come faccio a fare il reload? Ah, L2, ok. Reload. Quello è il tempo che mi rimane, perché proprio è pochissimo, cioè... cazzo. Ah, vabbè, ma non è difficile. No! Praticamente sono blind anch'io su sta roba, comunque. Vorrei soltanto dirvi questo, perché non so nulla di questa roba qui. No, dai! Yeah! We won! Ah, l'unico minigioco che sono riuscito a vincere, non ci voglio credere. Sono fortissimo. Ok, Sentinel cos'è? Che io mi ricordo che ce n'era uno molto figo, però... no, aspetta, no... ah, ma è già qui? No. A parte che... no, non avete visto nulla con voi. Non avete visto nulla. Lascia fare. Non avete visto nulla. No, non mi interessa. No, voglio uscire da qui. Fammi tornare al... No, fammi uscire. Come si... come si torna alla storia principale ora? Partita. Oddio. Ora come torno? Esci dal gioco? Devo dire la partita precedente. Boh, vabbè. Esci. Nel dubbio. Ok, va bene. Torna dal menu principale. Cioè, tu devi tornare al menu principale per tornare al gioco normale. Ok, un po' strano, ma va bene così. Carica. Abbiamo. Ok, perfetto, ce l'abbiamo. Va bene, ragazzi. Che dire. È stata una live molto travagliata. A causa di... del mio PC, però è stato comunque divertente tornare a giocare a questo gioco. Ovviamente lo manderemo avanti, tanto non ci vuole molto per finirlo, tranquilli, non sarà una tortura, ve lo assicuro. E nulla, domani invece cominceremo con Sherlock Holmes The Devil's Daughter, a meno che non cambierò idea all'ultimo, ma se ho già messo tutto nella programmazione vuol dire che non lo farò.
E niente, quindi oggi è stata una live un po' così, un po' me, anche se il gioco è molto bello, almeno spero vi sia piaciuto, spero vi piaccia. E nulla ragazzi, io vi saluto, noi ci rivediamo alla prossima.